Si riparte allora? Si riparte 2021 con un'ottima annata, non eccessivamente produttiva, diciamo abbiamo un prodotto di qualità con una modesta quantità derivante da un'annata particolare che si è avuta nel 2021, soprattutto nella primavera, ma devo dire che il prodotto che abbiamo disponibile è un prodotto che si può qualificare tra i migliori degli ultimi decenni, in quanto è esente da attacchi parassitari di ogni sorta. Ma perché è stata un'annata così nefasta questa per le olive? Ma diciamo che effettivamente ci sono delle alternanze come è sempre accaduto e accadrà sempre. E lo scorso anno c'è stata un'annata in abbondanza, quest'anno è un'annata, diciamo, tra virgolette, di scarica, ma nulla di particolare, più di tanto. Le vostre porte sono aperte a tutti? Noi essenzialmente abbiamo un'attività rivolta ai nostri soci esclusivamente, poi riusciamo a soddisfare anche esigenze per altri, soprattutto per coloro che hanno partite di olive per quanto riguarda il cosiddetto terziario che ha delle quantità limitate, i cosiddetti tra virgolette hobbisti. Noi siamo aperti un po' a tutti e soprattutto nel periodo clou della campagna olivicola riusciamo a far fronte anche a coltivatori che hanno esigenze di quantità maggiori rispetto a quelle dei soci. Prima di questa intervista lei sta parlando con una persona la quale ha detto: io ho bisogno di 7 quintali di olive. Sì, sono dei clienti che tra virgolette sono degli abitué che solitamente vengono da Roma, da Napoli, da Termoli, dalle città più disparate e che hanno caratterizzato il gusto ritrovato tra i migliori delle loro performance e richiedono costantemente il nostro prodotto dei nostri soci non disdegnando le quantità, quindi abbondano anche nelle quantità familiari, poiché sanno che possono contare su un prodotto di efficienza, ma soprattutto di bontà. L'olio della vostra cooperativa varca anche i confini nazionali? È stato ottimo, devo dire che ha risposto benissimo soprattutto la Finlandia, la Danimarca e la Germania. È stato un ottimo anno, ma devo dire che probabilmente anche quest'anno, per come abbiamo già in qualche modo gli ordini, possiamo dire che andremo certamente ad evaderli anche con difficoltà, ma probabilmente ci riusciamo egregiamente.